Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo della passione. Che cos'è e da dove nasce? Cantare in libertà. La passione è un sentimento impetuoso, basato sui piaceri procurati dai nostri sensi e che può impedire il controllo della ragione. Wikipedia. La mia passione credo me l'abbia trasmessa questa ragazza che oggi qui è accanto a me, che è mia madre. Buongiorno. Questa ragazza ha fatto per 20 anni circa la speaker in radio, perché altrimenti non avrebbe senso questa puntata. E quindi in casa c'è sempre stata musica dalla mattina alla sera, insieme al caffè c'è sempre stata la musica la mattina. E quindi una rottura di... Solo la mattina? La mattina, la notte, sempre. Mamma, non cantare più! Che devo allora, studiare! Lei non canta più e fischia. E quindi da dove è nata la tua passione? La mia passione forse me l'ha trasmessa mia madre, anch'essa, perché voglio raccontarvi un aneddoto. La mamma. Cioè io mi dice sempre che ero un po' capricciosella, no? Quando ero piccina, allora per farmi stare zitta mi attaccava la radiolina al girello, al seggiolone, quindi per e cui... E tu ti calmavi. E mi calmavo, per cui sarà un fattore genetico, che ne dici? Per forza, sì, è così. E quindi questo per dire che comunque l'ascolto della musica e la passione per la musica fa sì che poi uno inizi a cantare anche, perché poi tu canti sempre, canto ogni sempre, giorno, sì, più sempre. Volte al giorno, dalla mattina. Non me ne accorgo, poveri vicini, poveri vicini di casa. E quindi anche se da autodidatta, diciamo, comunque si raggiungono dei buoni risultati solo perché si canta sempre e si ascolta tanta musica. Vogliamo far sentire una canzone? No, dai! Dai, una. Ma dai! C'ho la guida apposta, la chitarra, portato la chitarra, guarda un po'. No, facciamo finta che non abbiamo preparato. Volete ascoltare una canzone? Ma così, no? La inventiamo così. Al momento, dai, dai. Facciamo la un pezzo inedito. Inedito, proprio, che non conosce nessuno. Dai, okay. La inventiamo noi adesso, dai. Tonalità do a caso, sì, vediamo. Così. Vediamo, ok. È pronta? Sì, sono pronta. Vai. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, questo soffitto violano non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi, che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me. Dai, è andata. Quindi anche da autodidatti si può raggiungere comunque un buon livello se si canta tutti i giorni. Ovviamente io vi consiglio di studiare tecnicamente, di imparare tutto quello che si deve imparare della respirazione, per i passaggi della voce, eccetera. Però in questi anni io ho avuto tanti ragazzi a lezione che avevano bisogno proprio di liberare le emozioni, cioè che erano un po' frenati, non riuscivano a buttare fuori, e quindi per me, che poi è la cosa più importante, infatti, metterci la passione. E quindi hai voglia di essere tecnicamente perfetti, bravi, se poi non si butta fuori quello che si ha dentro. Questa è la passione, sbloccare la timidezza. Esatto, infatti questa. Perché? E altrimenti sarebbe come, che ne so, ricevere un pacco regalo bello, confezionato perfettamente, tecnicamente perfetto, poi tu lo apri e dentro che cosa trovi? Niente. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso
e se non l'hai ancora fatto, ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi, non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.